un attore, Marco De Giorgio, e un arpista, Dora Scapola Tempore, proiettano il pubblico in un mondo di sillabe, parole e ritmi che evocano i versi della Divina Commedia. Questo è lo spettacolo rappresentato ogni mattina di questa settimana, alle ore 11, presso i chiostri francescani. Gli endecasillabi esplodono per l'ossura di Francesca, espandono l'orizzonte negli occhi di Ulisse e si sgretolano nel desiderio di vendetta di Ugolino. Il progetto nasce dal fatto che ho scoperto che i suoni che Dante vuole trasmettere e le parole che Dante dice possono essere solo quelle. E a seconda del significante, quindi dei suoni che lui dà al significato, vuole comunicarci una cosa diversa. Per cui il canto di Ugolino è un canto che a me piace definire masticato, il canto di Paolo Francesco è un canto che esplode di passione, il canto di Ulisse è un canto in cui la vista e gli occhi si espandono. E quindi mi è parso, ho pensato di restituire questa cosa in recitazione e volevo condividere insomma con qualcuno. E così è nato il progetto. Come mai avete deciso di accompagnare appunto con la musica il canto di Dante e i canti di Dante? Perché come diceva lui appunto le parole, le consonanti hanno anche loro una loro musicalità. È per questo che oltre all'arpa ho deciso di usare la loop station, quindi per creare proprio dei suoni e degli effetti che potessero ricordare un po' le consonanti e le vocali su cui ci siamo incentrati per costruire tutto il progetto. Avete partecipato quindi a Giovani Artisti per Dante. Come mi è venuta questa idea? Perché avete deciso di prendere parte al progetto dell'Arena Festival? Allora, quando ho visto il bando di concorso io ho pensato che assolutamente, io sono un grande appassionato di Divina Commedia, quando ho visto il bando e l'atmosfera che regnava anche nel chiostro francescani e a Ravenna soprattutto, che è una città che per Dante ha significato molto, ho pensato che ci dovesse essere qualcosa e farlo in non è un caso che abbiamo scelto questo luogo proprio perché c'è una parte itinerante che rimanda quasi anche circolarmente ai gironi infernali e poi si concentra più sulla recitazione, quindi questo posto e questa manifestazione ci sembrava più che adatta per poter fare un progetto del genere. Siete divertiti? Sì, dai. Stiamo divertendo tantissimo. Ci piace. Sì. Okay. Volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e fai sia il vento essere leggero e quelli a me. Vedrai quando saranno più presto a noi e tu allora li prega per quell'amore.